Buongiorno a tutti e benvenuti sempre nel mio canale. Inizieremo con la parte della meccanica, l'ultima parte, seconda ed ultima parte, dei quiz inerenti alle patenti superiori, sia al trasporto di merci che al trasporto di persone. Iniziamo subito. L'ultima parte ritrae tutto l'argomento inerente alla lubrificazione e la protezione dal gelo, quindi l'impianto di lubrificazione e l'impianto di raffreddamento. Lubrificazione e protezione dal gelo a cura dell'insegnante ed istruttore Mavilla Ernesto. Facciamo chiarezza su tutti i quiz, ma soprattutto anche le domande false. A differenza di quello di lubrificazione del motore, l'olio del cambio non si sostituisce mai perché non è soggetto a forte riscaldamento. È falsa. Vedete, sotto c'è la mia teoria. Come il processo di lubrificazione del motore subisce consumo e riscaldamento, anche la scatola del cambio richiede manutenzione e cambio dell'olio per il perfetto innesto delle marce e diminuendo l'attrito ed il consumo. Compito della lubrificazione è aumentare l'attrito, altrimenti le parti meccaniche non potrebbero esercitare la loro funzione. Falsa. Il compito della lubrificazione è proprio quello di far diminuire l'attrito, il consumo e lo sfregamento dei pistoni fra le pareti del cilindro ed inoltre anche il compito di raffreddare le parti meccaniche. Infatti senza un velo d'olio aumenterebbe la temperatura dilatando i pistoni con il grippaggio degli stessi nelle gole dei cilindri. Questa invece è la domanda vera. È bene non usare nei motori diesel olio specifico per motori a scoppio e viceversa. E certo, dobbiamo usare l'olio con le caratteristiche di quel motore, che sia a scoppio oppure diesel. Poi ci sono anche combustibili alternativi come GPL e metano. È buona regola scaricare periodicamente l'olio dal motore, filtrarlo con un panno pulito e successivamente rimetterlo nella coppa. Falsa. È buona regola fare il cambio dell'olio relativi filtri, garantendo lo smaltimento dell'olio esausto in officine, oppure esiste il consorzio degli oli usati. È consigliabile sostituire l'olio per la lubrificazione del motore secondo le tempistiche e percorrenze raccomandate dal costruttore del motore stesso. Era. È importante che l'impianto di lubrificazione provveda ad un'efficace lubrificazione di tutte le cinghie, ma mica le cinghie devono essere lubrificate. Quindi falsa, le parti da lubrificare sono bronzine, pistoni, BL, albero motore ed albero a camme. È meglio non rabboccare l'olio nella coppa con l'olio di tipo e caratteristiche diverse da quello già contenuto. Vero. È necessario controllare periodicamente il livello dell'olio tramite l'apposita asta graduata, ma non prima di averlo lasciato il motore acceso per almeno 15 minuti. Falsa, il motore dovrà restare spento per almeno 15 minuti. Esistono due tipi di filtro dell'olio, uno per la stagione invernale e uno per quella estiva? Falsa, esistono diversi tipi di filtro dell'olio, magnetici, a sedimentazione e a centrifuga, ma la stragrande maggioranza delle case produttrici utilizza quelle di tipo meccanico. Questi ultimi di forma cilindrica possono essere due tipi, ad immersione oppure avvitabili. Fanno parte degli oli da lubrificazione la coppa dell'olio, il filtro a cartuccia e l'indicatore di pressione. È certo. Vedete? L'albero a gomiti a sbattimento mediante la pompa dell'olio
va ad intercedere all'interno del cilindro distribuendo il velo d'olio e la fascia elastica raschia olio evita l'esuberanza di quest'ultima. Generalmente ad ogni cambio dell'olio è bene sostituire anche la cartuccia del relativo filtro. E certo, quando noi facciamo il cambio dell'olio dobbiamo cambiare di conseguenza anche i filtri. Vi faccio un esempio, è come se io mi faccio una doccia e poi mi metto un'altra volta le mutande e i calzini sporchi. Che vale che mi sono lavato? Quindi per rigenerare e mantenere costantemente la lubrificazione efficace, dobbiamo cambiare anche i filtri o le cartucce. Gli oli lubrificanti possono contenere additivi chimici, certo, subiscono anche una trasformazione con l'aumentare della temperatura. Gli oli lubrificanti possono essere minerali o sintetici. Gli organi della lubrificazione dei motori a scoppio e diesel hanno lo scopo, tra l'altro, di lubrificare la pompa di alimentazione. Falsa, non va lubrificata in quanto è meccanica. Adesso sarà anche di tipo elettrica. La pompa di alimentazione del motore. Tra le due sezioni si trova una membrana di tipo elastico che, oltre a separare le due parti, si occupa anche di funzionare da elemento pompante. Grazie alle oscillazioni della membrana si va a variare il volume del corpo della pompa e si potrà far defluire il carburante, che andrà dal serbatoio sino alla pompa di iniezione. La pompa di alimentazione alimenta il motore a benzina o diesel, sia attraverso la pompa di iniezione che direttamente attraverso l'ugello di iniezione, cioè l'iniettore. La pompa del carburante è un motore elettrico che aziona due ingranaggi. Tali attrezzi aspirano il carburante nel serbatoio, ruotando. Eccola qua la pompetta, vedete? Gli organi di raffreddamento dei motori a scoppio e diesel hanno lo scopo di evitare che le parti del motore si riscaldino eccessivamente. Questo è l'impianto di raffreddamento, dove abbiamo il vaso di espansione, la cinghia che fa girare, oltre all'albero motore, albero di distribuzione, anche la pompa dell'acqua e l'elettroventola che ha lo scopo, grazie all'interruttore termostatico, di raffreddare l'acqua o il liquido presente nel radiatore. Gli organi di raffreddamento dei motori a scoppio e diesel sono costituiti, tra l'altro, dal radiatore, dalla ventola e dalla pompa centrifuga. I filtri dell'olio di un veicolo pesante sono tre, uno a cartuccia, uno a carbone attivi, uno a rete metallica. No. Esistono diversi tipi di filtro dell'olio, magnetici, a sedimentazione, a centrifuga, ma la stragrande maggioranza delle case produttrici utilizza quelli di tipo meccanico. Questo è quello che abbiamo detto prima. Questi ultimi di forma cilindrica possono essere due tipi, a immersione o abitabili. I motori a scoppio e diesel vengono raffreddati durante il loro funzionamento mediante una circolazione di aria o di liquido, il liquido refrigerante. Il circuito di raffreddamento è costituito in modo tale da portare l'acqua del circuito a una temperatura che può anche essere più alta di 100 gradi centigradi Celsius. E certo, stiamo parlando del camion, quindi i veicoli ad 8 cilindri, motore V8 Scania, 750 cavalli, e quindi il consumo dell'olio motore aumenta con l'usura delle fasce elastiche. E certo, perché la fascia elastica ha lo scopo di togliere in esuberanza l'olio, altrimenti uscirebbe il fumo bianco. Il controllo del livello dell'olio motore va sempre fatto a motore spento da parecchi minuti, è ovvio. Il controllo del livello dell'olio motore va sempre fatto con il veicolo in piano, certo.
Non ci devono stare pendenze. Il controllo periodico del livello dell'olio lubrificante può essere effettuato solo presso un'officina specializzata. Falso. Anche dal vettore, dal conducente, ove va effettuato periodicamente. Il controllo periodico del livello dell'olio lubrificante può essere effettuato solo se il veicolo ha la parte anteriore più in alto rispetto al retrotreno. No. Il controllo periodico del livello dell'olio lubrificante va sempre effettuato mediante l'asta graduata e con il motore spento da alcuni minuti, un quarto d'ora. Il corretto funzionamento dell'impianto di raffreddamento si controlla grazie ad una spia luminosa e a un termometro posti sulla plancia portastrumenti del veicolo. Il filtro dell'olio serve a trattenere i piccoli corpi estranei in modo che non penetrino nel motore, e certo, tutte le scorie. Il liquido dell'impianto di raffreddamento ha un'alta temperatura di ebollizione, oltre 100 gradi, e una bassa temperatura di congelamento, meno 0 gradi. Se mettiamo l'acqua, non ha queste caratteristiche, quindi è opportuno mettere l'antigelo. Il liquido dell'impianto di raffreddamento può essere sostituito con acqua in caso di urgente necessità. Se è in emergenza. Il liquido di raffreddamento deve avere una bassa temperatura di congelamento e una bassa temperatura di ebollizione. No, il liquido di raffreddamento deve avere una bassa temperatura di congelamento e un'alta temperatura di ebollizione e proprietà anticorrosive. Quindi qua è falsa perché? Perché dice bassa temperatura di congelamento e ci troviamo, ma bassa temperatura di ebollizione, no, alta temperatura di ebollizione. Il liquido di raffreddamento deve avere una bassa temperatura di congelamento e un'alta temperatura di ebollizione e proprietà anticorrosive, come non detto. Il liquido di raffreddamento viene messo in circolazione da una pompa centrifuga. Sì, la pompa dell'acqua azionata dall'albero motore tramite la ciminiera. Il livello dell'olio lubrificante del motore si controlla grazie a un manometro installato sul cruscotto del veicolo. Il livello dell'olio lubrificante del motore si controlla mediante l'asta graduata con motore spento da parecchi minuti e su una strada piana. Il lubrificante comincia a circolare nel motore solo dopo che la temperatura dell'acqua ha superato i 65 gradi. No, appena mettiamo in moto la pompa di ingranaggi gira insieme all'albero motore, lubrificante, tutte le parti meccaniche da oleare, lubrificare. Il lubrificante protegge dalla corrosione le parti metalliche su cui si deposita. Certo, scopo fondamentale. Il manometro posto sul cruscotto indica la quantità d'olio contenuto dalla coppa. No. Il manometro determina la pressione dell'olio in funzione di lubrificazione, non la quantità presente nella coppa. Nel caso di accensione della spia rossa, vuol dire che nella coppa c'è poco olio e il circuito non riesce a mandarla in pressione, in quanto è insufficiente. Il rabbocco di olio lubrificante in un motore diesel non è consentito. Se il livello è basso, occorre sostituirlo completamente. Falso. Il rabbocco sarà necessario in caso di insufficiente pressione del livello dell'olio nella coppa, in modo da non danneggiare le parti meccaniche. Ovviamente, quanto prima sarà necessario direttamente il rinnovo, cioè il cambio dell'olio motore. Il radiatore è l'elemento che permette che il liquido del circuito di raffreddamento non superi una temperatura dannosa per il motore. Il radiatore è uno scambiatore di calore acqua-aria o liquido-aria. È la stessa cosa. E infatti il radiatore è uno scambiatore di calore liquido-aria. Quindi acqua-aria, liquido-aria.
Il radiatore serve a riscaldare l'abitacolo del veicolo utilizzando il calore prodotto dal funzionamento del motore. No, non è un condizionatore o un ventilatore. Il radiatore serve per l'impianto di raffreddamento del motore, per evitare le temperature elevate durante il funzionamento ed uno scambiatore di aria liquido. Nello stesso tempo, e mediante la pompa centrifuga, il liquido attraversa lungo le intercapedini, cioè nei fianchi dei cilindri, raffreddando le parti meccaniche. Il radiatore serve a smaltire, grazie al passaggio forzato di aria, il calore in eccesso prodotto dal funzionamento del motore. Il raffreddamento del motore evita che una temperatura eccessivamente elevata danneggi le varie parti del motore. Certo. Il surriscaldamento del motore ha come principale effetto quello di aumentare i consumi di carburante. No. Se il motore si sta surriscaldando, può iniziare a esplodere, il motore può perdere potenza. Se la detonazione continua, può danneggiare gli anelli, i pistoni, i cuscinetti. Il surriscaldamento può anche causare la scalfittura, quindi vengono scalfite le parti meccaniche tra pistoni e cilindri. Man mano che il motore diventa più caldo, i pistoni possono gonfiarsi al punto in cui non vi è più spazio per l'espansione e raschiano contro i cilindri, danneggiando i pistoni e i cilindri. Ciò può danneggiare le valvole, portare a una perdita di compressione. Un'altra conseguenza del surriscaldamento del motore può essere la guarnizione della testata. Lo stress termico può falsare la testa e far gonfiare in zone calde, come quelle tra le valvole di scarico, dei cilindri adiacenti alle aree che hanno limitato il flusso refrigerante, che man mano che la zona stretta che separa i cilindri. Quindi, praticamente, ragazzi, i pistoni si dilatano per elevata temperatura e si possono bloccare nelle gole dei cilindri. E poi c'è il grippaggio dei pistoni, devi buttare tutto il motore poi. Il surriscaldamento del motore ha come principale effetto quello di aumentare le emissioni inquinanti del motore. Falsa, se il motore si sta surriscaldando a mano, che il motore diventa più caldo, i pistoni possono gonfiarsi al punto in cui non vi è più spazio per l'espansione e raschiano, cioè urtano contro i cilindri. Danneggiando i pistoni e i cilindri, in primis si brucierebbe la guarnizione della testata. Il surriscaldamento del motore ha come principale effetto quello di rendere impossibile l'uso dell'impianto di condizionamento dell'aria. Falsa, l'aria calda presente all'interno dell'abitacolo viene raffreddata nel momento in cui fa ingresso nell'evaporatore, all'interno del quale circola il liquido stesso, freddo. Sarà il compressore a mettere in circolazione questo fluido all'interno dell'impianto. Il termostato dell'impianto di raffreddamento può essere attivato dal conducente per mezzo di un interruttore che si trova sul cruscotto. Falso, il termostato è un componente chiave dell'impianto di raffreddamento dei veicoli. La sua principale funzione è quella di regolare la portata del liquido di raffreddamento in base alla temperatura rilevata, allo scopo di portare rapidamente il motore alla corretta temperatura di esercizio, mantenendola poi costante, per cui è automatico e quindi non può essere attivato dal conducente. Il termostato dell'impianto di raffreddamento serve a regolare il riscaldamento del motore mantenendo la sua temperatura entro un intervallo di temperature ottimali, chiamata anche, vedete, termostato e poi c'è la valvola bypass, la valvola termostatica anche. Il ventilatore dell'impianto di raffreddamento funziona solamente quando il veicolo è fermo con il motore in moto. Falsa, la ventola del motore trasporta l'aria ambiente attraverso il radiatore del liquido di raffreddamento sul motore. La ventola viene azionata tra la cinghia di trapezoidale. Nel caso invece la ventola di raffreddamento sia elettrica, essa sarà comandata da un motorino elettrico che viene comandata da una sua centralina, quindi centralina elettronica. Il ventilatore dell'impianto di raffreddamento non può entrare in funzione se la temperatura dell'aria esterna è inferiore a 0 gradi. Falsa, la ventola si accende automaticamente quando la temperatura del motore diventa eccessiva.
come accade di solito nel traffico cittadino, quando si arresta il veicolo con un motore piuttosto caldo, se la temperatura esterna è sotto zero, non ha bisogno di raffreddare, anzi. Può più ghiacciare che surriscaldare. Il ventilatore dell'impianto di raffreddamento non può entrare in funzione se la velocità di marcia del veicolo è superiore a 80 km/h. Falsa, la ventola si accende automaticamente quando la temperatura del motore diventa eccessiva, come accade di solito nel traffico cittadino e quando si arresta il veicolo con un motore piuttosto caldo. Se la temperatura esterna è sotto zero, non ha bisogno di essere raffreddata. Il ventilatore dell'impianto di raffreddamento serve ad accelerare il raffreddamento del liquido che passa dal radiatore. Il ventilatore dell'impianto di raffreddamento si attiva automaticamente quando la temperatura del liquido di raffreddamento supera una determinata temperatura. Il ventilatore dell'impianto di raffreddamento si ferma automaticamente quando la temperatura del liquido di raffreddamento si abbassa oltre una determinata temperatura. Il ventilatore dell'impianto di raffreddamento viene attivato dal conducente per mezzo di un interruttore che si trova in cabina. Falsa. Il ventilatore dell'impianto di raffreddamento si attiva automaticamente quando la temperatura del liquido di raffreddamento supera una determinata temperatura. Il ventilatore dell'impianto di raffreddamento viene spento nelle lunghe discese. Falso, il ventilatore dell'impianto di raffreddamento si ferma automaticamente quando la temperatura del liquido di raffreddamento si abbassa oltre una determinata temperatura. In caso di elevata temperatura del circuito di raffreddamento, è buona norma buttare un secchio d'acqua molto fredda sul motore. Falso, in caso di accensione della temperatura elevata, occorre fermarsi subito, spegnere il motore, aggiungere acqua o liquido nel circuito di raffreddamento. Dopodiché di accendere il motore e controllare che la temperatura sia di nuovo ottimale. Dopo 5 minuti sale in modo costante. In caso di elevata temperatura del circuito, è buona norma aprire immediatamente il tappo del radiatore. Falsa, bisogna spegnere il motore, aspettare che si raffreddi ed aprire lentamente il tappo del radiatore per evitare che il liquido o acqua potrebbe schizzare ed ustionarci. In caso di malfunzionamento del termostato dell'impianto e surriscaldamento del liquido di raffreddamento, è sufficiente procedere alla rimozione del termostato stesso. Falso. Il compito del termostato è quello di regolare la temperatura dell'acqua di raffreddamento. Dovrebbe portare rapidamente il motore alla temperatura di esercizio ottimale e mantenendolo costante. A questo scopo, il termostato dispone di un doppio circuito dell'acqua di raffreddamento. Uno piccolo e uno più vasto. Comunque bisogna andare in officina. Se il termostato non si apre più, si dovrebbe continuare a guidare solo se non c'è altro modo. Si dovrebbe sempre tenere d'occhio la temperatura, infatti dobbiamo evitare che si surriscaldi, e con un termostato aperto continuare il viaggio non è affatto un problema, però bisogna andare in officina. Se il motore viene avviato da freddo, il termostato è inizialmente chiuso e l'acqua di raffreddamento fluisce solo nel circuito più piccolo, cioè praticamente l'acqua fluisce solo all'interno del motore. Questo permette al motore di raggiungere più rapidamente la temperatura di esercizio, mentre il liquido di raffreddamento rimane nel radiatore per il momento. Tra i componenti essenziali del piccolo circuito di raffreddamento ci sono la pompa dell'acqua, lo scambiatore di calore per il riscaldamento all'interno e il blocco motore stesso. In estate è bene sostituire il liquido refrigerante con acqua perché si evitano possibili surriscaldamenti del motore. Falsa. Se abbiamo utilizzato liquido refrigerante andrà bene per tutte le stagioni, evitando l'uso dell'acqua con il liquido dove potrebbe causare la reazione chimica.
come anche il congelamento in inverno oppure il calcare in estate. In inverno occorre mettere liquido antigelo nell'olio. False, il liquido antigelo va inserito nella vaschetta dell'impianto di raffreddamento e non nel monoblocco del motore per la lubrificazione. In un impianto di lubrificazione la pompa pesca l'olio della coppa e lo invia tramite apposite scanalature alle varie parti in movimento del motore. Infatti, questa è la pompa ad ingranaggi. Eccola qua. Nella quale fluisce l'olio lubrificante. In un impianto di raffreddamento a liquido refrigerante, il termostato regola il passaggio del liquido dalle intercapedini della testata del radiatore. Ed è vero. Vedete? Il radiatore, il vaso di espansione, la valvola bypass termostatica, l'elettrovalvola, la cinghia collegata con l'albero motore che gira anche sia la ventola che la pompa dell'acqua. Come potete vedere, l'acqua passa nelle intercapedini, cioè tra le pareti dei cilindri, non all'interno dei cilindri in quanto c'è l'olio lubrificante. Una volta che l'acqua diventa calda o liquido, si apre la valvola e tutta l'acqua liquido fresco dal radiatore passa di nuovo, vedete, passa di nuovo fra le pareti dei cilindri e poi da qui l'acqua che era calda torna di nuovo a su. Si chiude la valvola e abbiamo ottimizzato la temperatura a livello costante, grazie anche alla valvola termostatica. In un impianto di raffreddamento a liquido, il liquido cede il calore sottratto al motore all'atmosfera tramite il radiatore. L'impianto radiante. In un impianto di raffreddamento a liquido, il liquido si riscalda circolando nelle intercapedine ricavate nel monoblocco e nella testata intorno ai cilindri. In un impianto di raffreddamento a liquido, la testata del motore è dotata di alette per aumentare la superficie e favorire lo scambio termico con il liquido. Falsa. In un impianto di raffreddamento a liquido, il liquido si riscalda circolando le intercapedini ricavate nel monoblocco e nella testata intorno ai cilindri, non dalle alette. Le alette sono presenti sul radiatore, che sarebbe il raffreddamento ad aria. Ok? Quindi non è che la testata del motore è dotata di alette. Attenzione! Mica una motociclette. In un motore diesel è indifferente usare oli per motore a benzina purché siano abbastanza densi. Falsa, non è indifferente. È fondamentale rispettare ad usare oli specifici per motori a benzina o diesel. In un motore diesel si può usare qualunque tipo di olio, l'importante è che sia sufficientemente viscoso. No, non qualunque. Ma quello per i motori diesel, il migliore è il 5V30, è il migliore, è più fluido e più viscoso, viscosità. L'accensione della spia dell'olio può essere causata dalla rottura della pompa del lubrificante. E infatti, se si accende un'ipotesi che si è rotta la pompa dell'olio, o manca sufficientemente l'olio, o le fasce elastiche, tante cose. L'accensione della spia dell'olio può essere causata dalle tubazioni dell'impianto di lubrificazione, rotte o intasate. Comincia a perdere olio a dismisura, ad occhio nudo, ce ne accorgeremo a vista. L'accensione della spia dell'olio sotto il riscotto del veicolo segnala che la pressione dell'olio è insufficiente. L'accensione della spia dell'olio sul cruscotto del veicolo segnala che si è rabboccato l'olio con un tipo diverso da quello precedentemente utilizzato. No, non è proprio questo. Non determina l'accensione della spia, mentre invece si accenderà per insufficienza pressione dell'olio che circola nel motore. L'elettroventilatore dell'impianto di raffreddamento è dotato di sistema di innesto elettromagnetico
comandato da un interruttore termostatico. Ed è vero. L'impianto di lubrificazione è utile per evitare il blocco degli iniettori intasati. Falso. L'impianto di lubrificazione ha lo scopo di ridurre l'attrito, il consumo e il surriscaldamento delle parti meccaniche, mentre il blocco degli iniettori sarà dovuto alla rottura dei polverizzatori, cioè gli ugelli, ove se sregolati non nebulizzano il gasolio, quindi gocciola e uscirà il fumo nero. L'impianto di lubrificazione interessa gli organi meccanici di un motore a scoppio o diesel. Ed ecco l'impianto di lubrificazione: la coppa dell'olio, la pompa di ingranaggi, il filtro dell'olio, le fasce elastiche, aste, bilancieri, punterie, vedete? Albero della distribuzione. L'impianto di lubrificazione può essere del tipo a circolazione forzata oppure a circolazione naturale. No, attenzione questa qui. I metodi sulla lubrificazione sono due tipologie, quello a sbattimento e quello a lubrificazione forzata, non circolazione naturale. Metodi di lubrificazione. Facciamo chiarezza. Il metodo a sbattimento, l'olio raggiunge le parti da lubrificare, gettato da parti in movimento. L'olio vi arriva a pressione o perché è pescato dalla coppa. Un esempio è visibile nella lubrificazione dei cilindri. L'olio giunge in questo caso dalle bielle o dalle manovelle dell'albero motore, l'albero a gomiti. Mentre invece il metodo a lubrificazione forzata è basato sulla pompa dell'olio che manda in circolo il liquido tramite molti tubicini nella testata, nel monoblocco, nell'albero motore o nelle bielle. Grazie ai canalini l'olio raggiunge le zone da lubrificare. Le intercapelli. L'impianto di lubrificazione serve a diminuire l'attrito tra gli organi in movimento del motore e ad evitare il surriscaldamento e l'eventuale grippaggio degli stessi. L'olio multigrado, multigrade, è più stabile nei cambiamenti di temperatura ambiente, estate-inverno o inverno-estate. Certo, le quattro stagioni. Multigrade. Chi l'olio della lubrificazione deve essere cambiato periodicamente in base ai chilometri percorsi e alle indicazioni del costruttore del veicolo, che sia il MAN, che sia lo Scania, che sia l'Iveco, il Turbo Daily, eccetera. L'olio della lubrificazione deve venire sostituito con la periodicità indicata sul libretto d'uso e manutenzione del veicolo. Lo storico Fiat 130. L'olio di lubrificazione deve essere sostituito ogni 2 mesi. No. Quando fare il tagliando al camion? Ogni quanto va effettuato un tagliando? Dipende dal tipo di veicolo. Per le auto e i furgoni l'intervallo è indicativamente compreso tra i 15.000 e 30.000 km, anche se qualche mezzo si spinge oltre a 35.000. Mentre per i camion la durata, anche per le vie delle percorrenze superiori, è più lunga. L'olio di lubrificazione di un motore diesel deve essere sostituito solo quando è diventato molto scuro? No, va sempre sostituito in base alla percorrenza dei chilometri, tagliando, ragazzi. L'olio di lubrificazione ha anche lo scopo di raffreddare le parti metalliche che si muovono a contatto tra loro. Certo. L'olio esausto deve essere conferito, cioè portato, ad un soggetto appartenente ad uno specifico consorzio, il consorzio obbligatorio degli oli usati. Questi passano anche nelle officine mediante i camion. Eccoli qua.
È prescritta l'ADR per questo trasporto. L'olio esausto deve generalmente essere bruciato in un luogo lontano dal veicolo e dai centri abitati. Ci facciamo arrestare. Falsa. L'olio esausto deve essere conferito ad un soggetto appartenente a uno specifico consorzio oppure in officina meccanica dal meccanico responsabile. L'olio esausto può essere diluito in almeno 25 litri di acqua distillata e poi immesso nel circuito fognario. Falsa. L'olio esausto deve essere conferito ad un soggetto appartenente a uno specifico consorzio oppure in officina meccanica dal meccanico responsabile. L'olio lubrificante del cambio di velocità deve venire periodicamente sostituito. Quando è nuovo, vedete, ha il colore caramello. Molto chiaro, vedete? Proprio caramello proprio il colore. Quando si comincia a fare scuro è ora di cambiarlo. Che comunque non c'entra niente perché si deve sostituire periodicamente. L'olio lubrificante del cambio del differenziale devono essere sostituiti ad ogni cambio dell'olio motore. In base alla percorrenza dei chilometri. Ad ogni cambio dell'olio vanno cambiati i relativi filtri. Mentre nella scatola del differenziale diciamo ogni 5-8 anni, ma anche se sentite dei rumori sospetti o se percepite qualche malfunzionamento durante il cambio di velocità, perché il differenziale agisce sul semiasse delle ruote motrici. L'olio motore ha una viscosità che varia in funzione della sua temperatura. Il migliore è il 530, ragazzi. Infatti, guardate la tabella. La cartuccia del filtro dell'olio va sostituita solo quando si accende la spia rossa sul cruscotto. Non dobbiamo mai arrivare all'accensione della spia. L'olio e il relativo filtro vanno sostituiti ad ogni cambio dell'olio, facendo riferimento alla percorrenza dei chilometri e rispettando gli scadenziari sul libretto uso e manutenzione del veicolo. Allora, la circolazione dell'olio di lubrificazione all'interno del motore è assicurata da una pompa ad ingranaggi, che è proprio la pompa di ingranaggi che va a spingere l'olio a tutte le parti da lubrificare. La coppa dell'olio contiene un dispositivo per raffreddare l'olio. Questa è falsa perché la coppa dell'olio contiene la pompa di ingranaggi. L'olio in sé per sé ha anche la proprietà di raffreddare le parti meccaniche, oltre a ridurre l'attrito. La lubrificazione evita che lo scorrimento tra le superfici a contatto usuri i materiali a contatto. Vedete, quindi il pistone si può sfregare per elevata temperatura e mancanza d'olio e si può bloccare nella gola del cilindro. Anche la biella subisce una deformazione. Vedete? Anche le fasce elastiche tenderanno ad usurarsi e surriscaldarsi. La lubrificazione viene garantita dalla presenza di un velo d'olio lubrificante tra le superfici. La pompa di ingranaggi del sistema di lubrificazione di un motore è azionata da un alberino che prende il movimento dal volano motore. No, il volano serve per innestare con, diciamo così, la frizione e l'albero del cambio. Il volano serve sia come superficie d'appoggio al disco della frizione, ma anche a far ruotare stabilmente l'albero motore, se non che ad innestare il pignoncino del motorino d'avviamento. Quindi falsa perché la pompa viene azionata direttamente dall'albero motore tramite gli ingranaggi che pesca l'olio dalla parte inferiore della coppa, facendolo passare in un filtro per eventuali impurità. Il filtro può essere o esterno o ad immersione. La pompa di ingranaggi del sistema di lubrificazione di un motore mette in circolazione l'olio lubrificante sotto pressione. E abbiamo visto prima perché viene azionato dall'albero motore.
La pompa di iniezione fa parte del circuito di lubrificazione? No. La pompa di iniezione serve a pompare il gasolio, mandandolo ad alta pressione agli iniettori. Quindi fa parte del circuito di alimentazione del gasolio. La spia della pressione dell'olio posta sul cruscotto, se accesa, indica sempre un basso livello dell'olio motore. Falsa, perché non indica il livello dell'olio, ma la pressione è bassa. Infatti col livello basso non ce la fa ad andare in pressione e quindi andrà a danneggiare tutte le parti meccaniche. La spia luminosa della lubrificazione si accende quando la coppa dell'olio è vuota? Nemmeno questa ragazzi, perché la spia si accende quando nella coppa c'è il livello insufficiente, il circuito della lubrificazione non ce la farà più ad inviare l'olio su tutte le parti da lubrificare e quindi non andrà in pressione. La spia luminosa della lubrificazione si accende quando la temperatura dell'olio supera i 100 gradi? No, falsa, non dalla temperatura, ma dalla scarsa pressione del circuito lubrificante. Per cui la spia luminosa della lubrificazione si accende quando la temperatura dell'olio supera i 100 gradi? Falsa, non dalla temperatura, ma dalla scarsa pressione del circuito lubrificante. La spia rossa dell'olio sul cruscotto può segnalare che nella coppa è rimasto così poco olio che la pompa non riesce a mantenerlo in pressione in tutto il circuito. La temperatura troppo elevata del liquido refrigerante di un motore può essere dovuta alla formazione di incrostazioni nei tubetti del radiatore. Questo è un radiatore malandato. Vedete tutti i manicotti consumati ed eccetera. La ventola del radiatore entra in funzione per evitare il congelamento dell'acqua. Falso. La ventola del motore è un sistema che porta l'aria al radiatore del motore. Spesso consiste in un ventilatore o un motore elettrico. Gioca un ruolo essenziale nel corretto funzionamento dell'aria condizionata e del sistema di raffreddamento del motore, grazie ad un interruttore termostatico. Negli impianti di raffreddamento dei veicoli moderni non è consentito utilizzare l'acqua in sostituzione del liquido refrigerante? Falso, in caso di emergenza e mancanza di liquido si potrà aggiungere acqua. Negli impianti di raffreddamento dei veicoli moderni non è mai necessario verificare il livello del liquido in quanto l'impianto stesso è sigillato? Falso, gli impianti di raffreddamento hanno sempre il circuito con vaschetta e tappo sul radiatore. Negli intervalli tra una sostituzione e l'altra del lubrificante, il suo livello va controllato ad intervalli regolari e raboccato in caso di necessità. Con l'asta graduata vediamo il livello. Nei climi freddi è indispensabile mettere anticongelante nel circuito di raffreddamento per evitare che si ghiaccia. Nei motori dei grandi autocarri è più frequente il sistema di raffreddamento ad aria forzata che non a quello a circolazione di liquido. Falso, è il contrario. Nei mezzi pesanti, oltre all'impianto a liquido acqua, ci sarà anche l'intercooler, che viene messo alla valle del turbo in modo da raffreddare l'aria, che altrimenti l'aria pesante porterà un calo di prestazioni e del rendimento. Nei veicoli pesanti, la temperatura del liquido di refrigerante non deve mai superare gli 80 gradi Celsius. Falso, il circuito è tarato che può superare i 100 gradi. Non si deve aggiungere acqua o liquido freddo nel radiatore quando il motore è molto caldo. Normalmente il liquido di raffreddamento del motore è acqua distillata. Falsa, non è acqua distillata, ma liquido refrigerante. Per limitare i consumi è bene che il motore funzioni sempre a basse temperature, massimo 60 gradi. Falsa, la temperatura ottimale è 90 gradi.
La temperatura del motore in esercizio dovrebbe mantenersi sempre sotto i 90 gradi. Può essere comunque molto variabile. Guardando la lancetta della temperatura, puoi notare qual è il valore che si trova nella barra rossa e quindi quale invece è considerato normale per un buon funzionamento del veicolo. Per raffreddare l'olio motore, una valvola di intercettazione lo fa passare nel radiatore dell'acqua quando supera i 120 gradi. Passa l'olio motore in sé, oltre a lubrificare, ha anche lo scopo di raffreddare le parti meccaniche, mentre dal radiatore il liquido acqua, tramite una valvola termostatica, fa passare l'acqua dal radiatore all'esterno dei cilindri, quindi non farà passare l'olio motore in quanto si trova all'interno dei cilindri e nella coppa. Quando il ventilatore dell'impianto di raffreddamento viene attivato, si disattiva contemporaneamente il compressore dell'impianto di condizionamento dell'aria dell'abitacolo. Falsa, sono due dispositivi diversi. Il compressore verrà attivato dal conducente per azionare il climatizzatore, mentre la ventola di raffreddamento si attiva automaticamente grazie a un interruttore termostatico. Quando il liquido del radiatore si surriscalda, questo avverrà quando il veicolo è fermo nel traffico o quando si riposerà il motore. Quando l'olio motore è troppo denso è bene aggiungere olio vegetale. È falso, l'olio motore non va miscelato con il nulla. Quando la pressione dell'olio è insufficiente è necessario fermare il motore per evitare danni a varie parti del motore. Quando la temperatura del liquido del raffreddamento è troppo elevata, si spegne la spia luminosa che si trova sul cruscotto. Falsa, si accende la spia di colore rossa. Scopo della lubrificazione è quello di evitare l'eccessivo attrito di alcune parti del motore che si muovono a contatto tra loro. Se dal tubo di scarico di un motore diesel esce fumo chiaro, ciò può significare che il motore brucia olio e che è trafilato nei cilindri. Se dal tubo di scarico di un motore diesel esce fumo nero, significa che sta bruciando olio. Falsa, se brucia olio e trafila nei cilindri uscirà fumo bianco. Il fumo nero invece è quando gli iniettori gocciolano e il gasolio sarà incombusto. Se durante la marcia si accende la spia della lubrificazione, significa che la pressione dell'impianto è troppo bassa ed insufficiente a garantire il corretto funzionamento del motore. Se il filtro dell'olio è sporco, dal tubo di scarico esce fumo rossastro e che abbiamo messo il bengala dentro. Falsa, uscirà fumo bianco quando brucia olio. Se il motore consuma molto olio, significa che nei cilindri si ha troppa pressione. Manca semmai. Falsa. Se il motore brucia abbastanza olio, sarà effettivamente in grado di vedere i gas di scarico grigio-bluastri provenienti dal tubo di scappamento. Le fasce elastiche sono progettate per sfregare contro le pareti dei cilindri del motore, mantenendo l'olio motore nel carter, la miscelaria, carburante nei cilindri, per cui ci sarà poca pressione. Se il motore è molto caldo, è pericoloso togliere in quel momento il tappo del radiatore o del vaso di espansione. È normale, dopo andremo al cardarelle e ai grandi ustionati. Se il motore è troppo caldo, è bene togliere subito il tappo del radiatore per facilitare il raffreddamento del liquido. Nel frattempo ci ustioniamo noi. Falsa. Bisogna fermarsi subito, attendere che il motore si riposi, aprire lentamente il tappo del radiatore per evitare che salti e potrebbe ustionarci il liquido o acqua presente nella vaschetta. Quindi bisogna evitare. Che potremmo ustionarci. Se il motore si riscalda troppo, è necessario utilizzare l'olio lubrificante più fluido. Falsa, le cause più comuni sono prima di tutto da ricercare nel sistema di raffreddamento, verificando se il livello del liquido refrigerante è sufficiente, o se sono presenti impurità o antigelo, oppure se è presente una perdita dei tubi di radiatore in quest'area. La scala per misurare la viscosità dell'olio motore, un olio di grado di 5-30, si
Si ispessisce meno alle basse temperature. Rispetto a uno di 10-30, un olio di 5-30 è più fluido alle alte temperature rispetto a uno di 5-40. Quindi il migliore è 5-30. Se l'olio nel motore è troppo denso, si deve rimediare aggiungendo una certa quantità di gasolio. Falsa, l'olio dovrà essere più fluido possibile, 5-30. Non bisogna miscelare nulla con l'olio. Al massimo ci sono gli additivi che però si inseriscono nel serbatoio del carburante. Sono l'antifumo, o per pulire gli iniettori, eccetera. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, ciò dipende esclusivamente dalla condotta di guida del conducente. Falso, non è dallo stile di guida del conducente, ma dalla scarsa manutenzione, il tagliando. Nel caso di alta temperatura, bisogna subito controllare l'impianto di raffreddamento del veicolo. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, ciò può dipendere dalla scarsità di liquido refrigerante nel serbatoio. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, ciò può dipendere dal radiatore intasato all'interno o sporco e incrostato all'esterno. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, ciò può dipendere dal termostato guasto. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, ciò può dipendere dall'elettroventola guasta. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, ciò può dipendere dalla cinghia del ventilatore allentata o rotta, che non attacca la ventola. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, è bene controllare che la frizione non abbia giochi eccessivi. Falsa. Non dipende dalla frizione, ma dal sistema di raffreddamento. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, è necessario introdurre subito del ghiaccio nel vaso di espansione dell'impianto di raffreddamento. Falsa, bisogna fermarsi subito e controllare l'impianto di raffreddamento. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, l'unica soluzione efficace è quella di circolare a non più di 40 km. È falsa, bisogna fermarsi quanto prima e controllare il livello del liquido nella vaschetta. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, la soluzione più efficace per ristabilire i valori normali è quella di circolare con il cofano motore socchiuso. Falsa, assolutamente no. Il cofano potrebbe aprirsi facendo danni irreparabili e causando incidenti. Bisogna invece fermarsi subito con le quattro frecce e controllare tutto il sistema di raffreddamento. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, si accende una spia rossa sulla plancia portastrumenti. Se la temperatura del liquido di raffreddamento si alza troppo, si accende una spia rossa sulla plancia portastrumenti. Se la temperatura del motore si alza troppo, ciò può dipendere da una sua cattiva lubrificazione. E infatti, qua abbiamo il pistone rovinato. Se la temperatura dell'aria è molto bassa, è bene aggiungere all'olio di lubrificazione un poco di benzina. Falsa, dipende dal sensore della temperatura dell'aria aspirata, ove ne misura anch'esso la temperatura e la trasmette all'ECU, quindi la centralina, ECU. In risposta a questo segnale, la centralina valuta la densità dell'aria e corregge la quantità di carburante iniettato. Se si accende la spia dell'olio oppure il manometro, segna una pressione bassa. La pompa di ingranaggi potrebbe essere guasta o difettosa. Se si accende la spia dell'olio oppure il manometro, segna una pressione bassa, la quantità d'olio presente nel circuito potrebbe essere troppo scarsa. Quindi, se si accende la spia o il manometro, vedete, la quantità d'olio presente nel circuito sarà troppo scarsa. Se si accende la spia dell'olio oppure il manometro, che segna una pressione bassa, la valvola limitatrice della pressione può essere guasta o il filtro può essere intasato. Valvola limitatrice di pressione e il filtro otturato. Se
si accende la spia della lubrificazione, significa che bisogna cambiare l'olio entro 5.000 km. Falsa. Dipende dal tipo di veicolo. Abbiamo detto prima che per le auto e furgoni l'intervallo è tra 15.000 e 30.000 km, mentre per i camion la durata è più lunga. Se si accende la spia della lubrificazione, significa che l'olio è alla corretta temperatura. False. Innanzitutto non va in temperatura l'olio, ma in pressione. Ma con l'accensione della spia la pressione sarà bassa. Se si prevede di circolare con temperature molto basse, meno 10 gradi, occorre sostituire il liquido refrigerante con alcol etilico. False. Bisogna aggiungere, diciamo così, liquido antigelo nel caso in cui sia presente l'acqua, mentre il liquido refrigerante avrà già le sue proprietà anticongelanti. Sul cruscotto si trova un apposito manometro che indica il valore della pressione del liquido di raffreddamento del radiatore. Falsa, attenzione, non si parla di pressione quando si parla della temperatura del radiatore. Quindi sul cruscotto si trova un apposito termostato che indica il valore della temperatura eccessiva del liquido di raffreddamento che circola nel motore, non il manometro di pressione. Il manometro di pressione sta nell'olio. Sull'asta graduata per il controllo del liquido di lubrificazione sono indicati i livelli minimo e massimo che deve avere l'olio nella coppa. E infatti qua abbiamo, in questo slide, abbiamo da cambiare e integrare, è nero, livello pieno, nemmeno deve stare perché rompe i paraoli, basso da reintegrare, fare il rabocco, basso da reintegrare, vedete, e ottimale. Un eccessivo riscaldamento del liquido di raffreddamento del motore può essere dovuto anche alla valvola termostatica malfunzionante. Comincia a scorrere anche acqua. Un indicatore di pressione ed una spia luminosa di colore rosso, posti sulla plancia porta strumenti, permettono di tenere sotto controllo lo stato dell'impianto di lubrificazione. Un olio lubrificante deve avere un alto grado di acidità per non formare morchie e patine all'interno dei cilindri. È falsa, perché con l'aumentare della temperatura aumenta l'acidità. Acidi nell'olio lubrificante accelera l'ossidazione e la corrosione delle parti meccaniche, per cui l'olio dovrà avere caratteristiche per evitare surriscaldamento, corrosione e attrito, per cui dovrà essere più fluido e viscoso. Una delle principali trasformazioni che subiscono gli oli lubrificanti durante l'uso è il cambio di viscosità. Una delle principali trasformazioni che subiscono gli oli lubrificanti durante l'uso è l'aumento di acidità. Adesso. Una delle principali trasformazioni che subiscono gli oli lubrificanti durante l'uso è l'aumento di salinità. Falsa, ragazzi, la salinità è il rapporto tra la massa di sale contenuta in una data quantità d'acqua e la quantità d'acqua stessa, quindi che ci azzecca. I principali requisiti che un lubrificante deve possedere invece sono tenere separate le superfici in tutte le condizioni di carico, temperatura e velocità, minimizzando così l'attrito e i fenomeni di usura, agire da fluido di raffreddamento, rimuovendo il calore prodotto per attrito o proveniente da sorgenti esterne. Quindi la salinità non ci azzecca proprio, perché non ci sta né acqua né sale nell'olio lubrificante. Una delle principali trasformazioni che subiscono gli oli lubrificanti durante l'uso è l'ossidazione. Ed è vera, perché con le temperature subisce anche questo. Una pressione troppo elevata dell'olio di lubrificazione del motore può essere causata dall'usura degli ingranaggi della pompa dell'olio. Falsa, la pressione troppo elevata dell'olio è dovuta alle fasce elastiche usurate che fanno aumentare il volume dell'olio anziché raschiarle, trasformandole in velo.
Uno degli scopi dell'impianto di lubrificazione di un motore è quello di contribuire al raffreddamento dei vari organi in movimento. Uno degli scopi dell'impianto di lubrificazione di un motore è quello di interporre un velo d'olio tra le parti del motore e le parti in movimento. Uno degli scopi dell'impianto di lubrificazione di un motore è quello di ridurre l'attrito delle parti in movimento del motore. Uno degli scopi dell'impianto di lubrificazione di un motore è quello di ridurre l'usura degli organi in movimento all'interno del motore. Signore e signori, abbiamo terminato questo lungo cammino nella parte del motore, seconda ed ultima parte, lubrificazione e protezione dal gelo. Scrivete commenti, se ti è piaciuto il video, condividilo con i tuoi amici. E aiutami anche a sostenere il canale, quindi iscrivendoti e mandando messaggi. Io sono a tua completa disposizione quando posso. Ok, ragazzi? Un caloroso abbraccio a tutti e buon proseguo.